Venerdì 20 settembre alle ore 12 presso la sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro si svolgerà la cerimonia solenne del passaggio di consegne tra il tenente di vascello Massimo Ruggero e il tenente di vascello Saverio Coco. Single, 36enne catanese, laureato in giurisprudenza all'Università di Pisa nel 1999, ha iniziato la carriera di ufficiale presso l'Accademia Navale di Livorno. In precedenza il tenente ha prestato servizio presso il terzo nucleo aereo della Guardia Costiera di Pescara, dove ha assolto gli incarichi di capo ufficio affari giuridici, disciplina ordinamento e capo servizio comando ed ufficiale tattico e secondo pilota pronto impiego sul velivolo ATR-42MP. In dotazione al corpo sino all'anno 2009. Dal 2010 è in servizio presso il secondo nucleo aereo di Catania, quale capo servizio sicurezza volo e capo ufficio prevenzione ed investigazione. Il nuovo comandante prende il posto del tenente di vascello Massimo Ruggero, che lascia Palinuro dopo 2 anni di intensa attività, svolta principalmente a salvaguardia della sicurezza in mare, della tutela ambientale, dei servizi a favore della marineria locale e della diportistica. La cerimonia sarà presieduta dal capo del compartimento marittimo di Salerno, il capitano di vascello Maurizio Trogo, con l'intervento delle massime autorità religiose, civili e militari locali. Nel corso della cerimonia il comandante Trogo renderà anche omaggio alla memoria del capo di prima classe Francesco Cetrola, tragicamente scomparso nell'incidente delle Torri Pilota di Genova, mediante il solenne conferimento del grado superiore di primo maresciallo nelle mani della madre del militare, la signora Romanina Cetrola.